Bentornati adesso a Sacchezzo TV, buonasera a Beppe ciao, Marconi. Ciao Fabio. Allora, l'altra settimana che avevamo stati all'acquedotto Vasaghiano, avevamo visto qualche... cosa avevamo visto? Qualcosa di... qualche infiltrazione di acqua. Acqua. Allora, siamo collegati col primo rettore della Fraternita, Pierluigi Rossi. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, ciao Pierluigi. C'è Beppe Marconi qui, che ciao. Penso vi conoscete. Ciao, ciao. Allora Beppe, cosa avevamo notato? Diglielo al... No, che c'erano delle infiltrazioni, sembra che da in cima e dai lati dove sono le grondaie, sembra che si pisciasse letteralmente addosso e bagnasse il lintorno che ho fatto nuovo. Non so se i lavori sono finiti o va verificato questa cosa. No, i lavori non sono ancora terminati completamente, perché dovevano essere terminati anche ponendo queste piccole fessure tra una pietra e l'altra, secondo le indicazioni anche della sovrintendenza. Quindi noi dobbiamo procedere adesso al completamento dei lavori. Abbiamo fatto il collaudo con l'acqua, va bene, poi abbiamo il progetto autorizzato proprio dalla sovrintendenza per l'illuminazione notturna, quindi l'insieme dei lavori credo che possano essere terminati con questi interventi che hai segnalato anche tu a marzo sostanzialmente. Pensiamo di fare la chiusura bene, perché... dei lavori e il completamento di tutto. Bene, perché è avuto un bel lavoro, è un recupero importante per la città d'Arezzo e quindi di conseguenza è bene che l'impresa faccia. È un lavoro delicato, caro Giuseppe, è un lavoro delicato che su una struttura antica che presenta aspetti anche impegnativi, era molto malato, ecco. Diciamolo francamente. Sì, l'avevamo notato anche negli anni passati. Bene, complimenti, è un bel recupero. Andiamo avanti, complimenti. Tutto si può migliorare, ma il mio direttore dei lavori mi ha detto che a marzo terminiamo tutto e sarà una bella festa da fare tutti insieme ad Arezzo. Ok. E io vorrei fare i complimenti anche al primo rettore per le tante iniziative che ha fatto e che hanno portato veramente tanta gente anche in Piazza Grande, quindi davvero ha segnato il passo, quindi grazie anche a nome della città. È un servizio che dobbiamo fare. Il Palazzo di Fraternita è l'orgoglio della nostra città, è l'identità, è il palazzo della civiltà arezzina. Quindi spalancare i portoni, abbiamo sistemato anche i portoni, proprio nello spirito di servizio. È patrimonio di tutta la città. Quindi io sono al servizio di questo impegno civico. Bene, grazie, bene, buona serata, grazie. Ciao. Buona serata. Ciao. Allora, abbiamo sentito quindi dal primo rettore della Fraternità dei Laici che, come dicevamo, effettivamente anche ti ricordi gli operatori di Piazza Grande hanno detto proprio da quando c'è lui, primo rettore, la musica è cambiata, perché hanno fatto degli eventi, hanno portato più gente al di là di quelli natalizi, però insomma, ci ha dato questa buona notizia incoraggiante che... Sì, avevamo visto che i lavori non sono stati consegnati, sono terminati. Quindi abbiamo evidenziato questo fatto qui, perché se continua l'acqua a colarsi addosso dell'intonaco nuovo fatto, logicamente prima o poi ricade l'intonaco e quindi bisogna far sì che appunto che l'acqua scoli come deve scolare senza andare addosso alla struttura. Bene, quindi abbiamo dato anche questa risposta sull'acquedotto Vasaghiano, che è andato anche in consiglio comunale, che è stata l'interrogazione a cui credo adesso dovrà essere data una risposta, anche se poi mi dà l'idea che certe interrogazioni che poi non rispondono, cioè cadono così e non si sa mai cosa risponderanno, no? O sì, non si sa. Dipende dall'assessore competente, dal sindaco, se hanno voglia di rispondere oppure no. E ti avevi voglia, vero? Sempre voglia di rispondere. Ok, ci vediamo domani. Ok, ciao.